Tanto tuono che piove, dice un detto che non si smentisce mai, ed è quello che succede in Puglia con il trasferimento dalla capitale di 5.000 tonnellate di rifiuti, ovvero 150 tonnellate al giorno, che dovranno essere smaltiti in tutti i siti pugliesi, a Foggia, a Bari, nel Tarantino e nel Salento, grazie all'assenso che il governatore pugliese Emiliano ha dato al suo collega laziale Zingaretti. I rifiuti romani dovrebbero arrivare al più presto, comunque non oltre il 30 giugno, per non creare situazioni di sofferenza ai turisti nel periodo estivo, ammonisce il commissario dell'Agenzia regionale della gestione dei rifiuti, Gianfranco Grandagliano. Intanto non si ferma il coro di no al trasferimento dei rifiuti dalla capitale in Puglia, ed è scontro tra il PD e 5 Stelle, e malgrado anche il parere contrario del centrodestra, i rifiuti romani arriveranno lo stesso. Tra i centri di smaltimento dell'indifferenziata attrezzati in Puglia, tre sono in capitanato, ovvero a Deliceto, a Foggia e Cerignola. Territori questi già in difficoltà perché non sono ancora riusciti a chiudere il cerchio dello smaltimento rifiuti. Malgrado ciò, il gruppo dei popolari, rappresentanti del territorio, hanno dichiarato, pur avanzando perplessità sulle modalità, abbiamo dato il via libera all'operazione, ma entro paletti ben definiti. La provvisorietà del conferimento e la possibilità di rivedere in ogni momento l'accordo raggiunto.